Sono riuscita a dare messaggi personali perché parlavo di me, parlavo di quello che mi stava per succedere, di quello che mi sarebbe successo. Se non un futuro, non si può. Però è stato molto deciso nel farlo. E quindi io ritengo dell'educazione giovanile in tutto il mondo. Mondonico, perfetto gentleman, sfoga elegantemente il suo disappunto. E quante volte te lo devo dire che non ti devi muovere? Ma che fa? Le uno, buonasera. Tra pochi istanti andrà in onda il film Ehi tu. Ehi tu? Stizzi, stizzi, stizzi. Iniziano due filoni. Ecco Cicciolina all'uscita dell'ambasciata irachena che lancia una colomba come auspicio di pace. Eccola là! Che le posso dire? L'ultima volta che vediamo il fuoco. L'ultima volta che vediamo il fuoco. L'Atlantico si è incontrato al Miglio Marino 101 con i rappresentanti inglese e islandese per trattare il problema del pesce che si presentava giustamente spinoso. Al termine. In questo momento se ne intravede uno spiraglio per un eventuale sorpasso, quasi volesse prendersi la rivincita sull'episodio dello scorso anno. Prost mantiene la sua traiettoria, inevitabile l'incidente, entrambi fuori pista. Si vende! Oh signor! Tremenda vendetta! Oh signor! Di peccato! Pronto? Pronto, notizie dalla spiaggia? Ci sono 5 cadaveri. La la la. Il concerto era vietato ai minori, tuttavia, secondo l'accusa, in palcoscenico i rappers, accompagnati dalle ragazze del balletto, mimavano esplicitamente l'atto sessuale. Era vietato ai minori, tuttavia, secondo l'accusa, in palcoscenico i rappers, accompagnati dalle ragazze del balletto, mimavano esplicitamente l'atto sessuale. I Qualetti. No, questo l'ha già detto. No, questo è il fratello. Vabbè, allora specifichino. Fratello. Mario Sgarbi, quando ha parlato così, lisciandosi anche ogni tanto quel tricciolo che gli cade sulla fronte, questa violenza di Tenco, questo successo che ha pagato e questa ricerca continua, io non capisco come mai non ci abbia ancora provato. Lui che sta cercando, ma guarda un po', ma non si può parlare con questa gente. Io ho fatto un esempio che non riguardava me. Se vuoi suicidarsi, suicidi lei. Un buon viaggio, Giuda. Veramente stiamo arrivando al mutismo. Io capisco che sia appena sfuggito dalla legge Basaglia il Vittorio Sgarbi. Lei deve smettere di offendere. Ha capito o no? Io ho fatto un esempio che riguarda la dignità di un uomo che per essere ascoltato paga con la vita. Nel caso di Pavese, io, siccome non sono grande come loro, vivo, non mi suicido. Se vuol diventare grande lei, suicidi lei. Ma lei urla come matto. Si cresce. Lei urla come matto. Maurizio, ecco, ti propongo un po' per stemperare un po' gli animi, anche perché, diciamo, questo è un collegamento che tutti si bevono, come si, lo berranno tutti gli spettatori nel Maurizio Costanzo Show questa sera su Canale 5. Senti Maurizio, io ti propongo questo, abbiamo in diretta... Beh, guarda, io lavoro in televisione, no? E mica... Titolo è presente. Guardiamolo insieme. Questa non è una questione mia. Voglio dire che anche il cinema è come una partita, che è giusto che abbia dentro di sé, nel suo svolgersi, le sue sorprese, le sue intuizioni da parte di un regista, la recitazione da parte di un attore, per avere poi un risultato. Io devo fare un saluto, se fosse possibile, scusa, ecco, grazie. In dire-
diretta da Saint Vincent, la televisione può attendere. Abbiamo dei problemi. Attenzione. 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 Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini. Povero casto obbediente. Ma tu l'hai mai incontrato? Mi piacerebbe sodomizzarlo. C'era telecamera. 10 settembre. Quella da morto. Dos Intonix. Tres coñacs, tres cubatas, cuatro ginebras, cinco cervezas, tres cócteles, cuatro vermuts, seis carajillos, siete de anís, cinco aguardientes, un whisky doble, otro whisky, otro. Intanto seguite i consigli dalla contessina Gavazzi. Un saluto dal vostro amico Bigazzi. Sono Maria Teresa Coppo Gavazzi. Sto cazzo! Luciano Rispoli! E Lecce, Sergei Alenikov. Alla destra di Bischovietz, lo potete inquadrare. Ecco, la e poi dopo Alenikov abbiamo Oleg Protasov, centravanti dell'Olympiakos di Atene, inquadrato. Okay. Ai nostri festeggiati di oggi dedichiamo un bellissimo brano dei Dire Straits dal titolo Money for Nothing. Guarda un po'. Guarda un po'.